Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo unboxing da parte di extremehardware.com. Quest'oggi completiamo le uscite sul mercato più recenti da parte di HyperX con le nuovissime cuffie da gaming HyperX Cloud 2 Wireless con suono 7.1 Surround. Le Cloud 2 sono delle cuffie da gaming che penso conosciate tutti quanti. Sono cuffie davvero confortevoli, dal suono davvero interessante. E HyperX ha deciso di portare ai giocatori anche una versione wireless per ottimizzare ulteriormente il comfort e l'utilizzo delle cuffie stesse. Partendo dalla confezione, possiamo osservare una grafica rinnovata, come abbiamo visto anche con la tastiera qualche settimana fa, HyperX Alloy Origins 60%. La colorazione è come sempre bianca e rosso. Il rosso è un immancabile colore per contraddistinguere il brand HyperX. Nella parte frontale della confezione possiamo osservare l'immagine illustrativa delle cuffie, il logo che ci ricorda la garanzia di 2 anni delle cuffie stesse, la compatibilità data per PC, PS4, Nintendo Switch, quindi le potremo utilizzare agevolmente anche con le console. Troviamo anche un best selling relativo all'headset, in questo caso le Cloud, quindi sono cuffie davvero apprezzate negli anni e nelle varie rivisitazioni, nei vari modelli. Alcune delle principali caratteristiche, tra cui un'autonomia e durata fino a 30 ore, cuscinetti in memory foam per ottimizzare il comfort, un suono anche 7.1 surround attivabile e sfruttabile tramite software di gestione e ovviamente sono cuffie wireless che sfruttano la frequenza 2.4 GHz. Nel retro della confezione troviamo delle principali caratteristiche e nient'altro. Ancora troviamo le solite caratteristiche principali nel lato sinistro o destro e nient'altro presente sulla confezione. All'interno della stessa troveremo un po' ciò che troviamo negli altri prodotti HyperX, quindi una quick start guide, i ringraziamenti per aver acquistato il prodotto e eventualmente un link in caso di problemi con il prodotto stesso. A seguire troviamo un microfono removibile con asta completamente flessibile. Io ho inserito anche già il filtro antivento incluso nella confezione. Andandolo a rimuovere possiamo osservare meglio il microfono. Come possiamo notare troviamo la direzione con cui direzionarlo alla bocca. Troviamo anche un diciamo inserto in plastica semitrasparente, in quanto il microfono è dotato di un LED per garantirci una questione visiva quando lo andremo a disattivare. Infatti si attiverà un LED di colore rosso. A seguire troviamo un cavo per la ricarica delle cuffie stesse, cavo USB Type-A classico nella parte del computer e USB Type-C alle cuffie. A seguire ancora troviamo il ricevitore USB Wireless 2.4 GHz, abbastanza compatto, che andremo a inserire nella porta USB del computer o eventualmente della console. Ed infine troviamo le cuffie, che sono le HyperX Cloud 2 Wireless. Come possiamo notare, il design complessivo e generale è rimasto invariato e uno degli aspetti su cui HyperX ha sempre puntato e diciamo ha vinto, in quanto i giocatori apprezzano molto questo design, una struttura completamente in alluminio, completamente flessibile, abbastanza robusta. Colorazione classica del primo modello delle Cloud, quindi nero e rosso. Nella parte superiore della headband troviamo questa cucitura serigrafia con il logo HyperX. I due lati della headband sono ricamate con una trama di colore rosso. Troviamo una buona imbottitura all'interno con un inserto in memory foam, anche in questo caso, e un rivestimento in similpelle. Abbiamo possibilità, come ogni altro headset da gaming, di regolare l'ampiezza delle cuffie con vari step, come possiamo osservare. Troviamo questi inserti in alluminio con un colore rosso acceso, metallizzato, possiamo dire. I padiglioni esterni sono realizzati in monoplastica. Troviamo il logo HyperX su questo inserto in metallo,
che diciamo contrasta un po' la struttura in plastica dei padiglioni stessi. I padiglioni sono leggermente tiltabili in modo da ottimizzare la calzata e il comfort generale una volta indossate. Spostandoci invece per i padiglioni interni, troviamo un rivestimento in spugna memory foam interno con un rivestimento esterno in similpelle che ottimizza un po' anche il comfort come sempre. Nella parte inferiore troviamo nel lato di destra la rotellina per la regolazione del volume, mentre nel lato di sinistra troviamo il tasto di accensione, il LED che ci ricorda lo stato di carica oltre a quello di funzionamento, il tasto direttamente per attivare e disattivare il microfono, l'ingresso di ricarica del cavo USB, l'ingresso jack 3,5 mm per il microfono, che adesso prendiamo e inseriamo. Ecco dunque come si presentano l'HyperX Cloud 2 Wireless. Il loro design è l'immancabile, è classico. Con questo non abbiamo nient'altro da dire in questo velocissimo unboxing, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta giù in descrizione, che vi invitiamo sempre a consultare, dove troverete immagini dettagliate del prodotto, i nostri test, le nostre considerazioni e tutto ciò che riguarda questo nuovo interessante headset da gaming proposto da HyperX. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo al prossimo video unboxing e un saluto allo staff. Ciao!